Ed eccoci ritrovati in diretta con il nostro Instant Focus che, come potete leggere dal titolo di questa trasmissione, dedichiamo alle piccole e medie imprese che sono l'ossatura dell'economia italiana, non solo per il mercato interno ma anche per quello internazionale. L'export naturalmente vale tantissimo, così come valgono i prodotti made in Italy, ma la forza del made in Italy da sola non basta, perché a contrastarla ci sono anche invece dei fattori negativi come la tassazione eccessiva, l'eccessiva burocrazia che determina comunque un freno. Anzi, leggiamo qualche numero proprio per inquadrare la situazione. Il costo della burocrazia varia dai 108.000 euro per una piccola impresa ai 710.000 euro per un'azienda di medie dimensioni, e naturalmente di fronte a questa situazione così complessa il rischio è quello che gli imprenditori fuggano nei paesi vicini, con un grave danno anche occupazionale per il mercato italiano. Ne parliamo con il nostro ospite di oggi, ovvero Roberto Impero, CEO di Smart Road Safety, che io ringrazio per essere qui. Benvenuto. Buongiorno. Roberto, buongiorno, buongiorno a lei. Ricordiamo naturalmente Smart Road Safety, azienda campana che produce dispositivi che riguardano la sicurezza stradale, quindi un ambito anche molto importante e interessante. Io direi, Roberto, ecco, partiamo proprio dall'analisi della situazione del vostro settore. Ecco, come viene percepito il Made in Italy per quanto riguarda il vostro comparto, e quali sono, ecco, i fattori che riguardano poi invece la concorrenza anche a livello internazionale? Dunque, il Made in Italy ha una certa rilevanza e considerazione nei mercati esteri di sbocco, perché comunque è risaputo che le aziende italiane sono soggette a controlli sulla sicurezza, sulla qualità, varie certificazioni, di recente anche le certificazioni di sostenibilità e quelle relative all'ambiente. Quindi nei mercati esteri c'è un valore che viene riconosciuto a parità di altre condizioni rispetto alla concorrenza statunitense, nel caso nostro, piuttosto che di altri paesi europei o asiatici. Il problema è sul mercato interno. Sì, ecco, chiaro, insomma, diciamo che le condizioni di concorrenza non sono esattamente paritarie, proprio per anche una serie di norme, di regolamentazioni diverse da paese a paese. Ecco, quali sono i problemi a livello nazionale che più vengono evidenziati nel vostro settore? Beh, il nostro mercato relativo alle barriere stradali, e quindi connesse a tutti i sistemi di sicurezza passiva che vengono installati sulle strade a tutela dei conducenti di veicoli, automobilisti e anche mezzi più pesanti, in Italia non prevede grosse barriere all'entrata, non prevede procedure di omologazione del prodotto o del produttore, a differenza di altri paesi anche europei confinanti. Pensiamo a Svizzera, pensiamo all'Austria, l'Irlanda, il Belgio, ecco, tutti i paesi nei quali le maglie sono molto più fitte, e oggettivamente in alcuni casi, come anche in Germania, si riscontra una forma per certi versi di protezionismo delle aziende nazionali, quindi tedesche, rispetto alle aziende che provengono da altri paesi. In Italia invece basta una certificazione CE, che è la documentazione minima che certifichi la messa, la commerciabilità di un prodotto barriera stradale, per poter quindi competere sul mercato. Questo significa che le aziende italiane si trovano a concorrere talvolta con aziende asiatiche, con aziende dalla Turchia, dall'Albania nei tempi più recenti, che chiaramente non hanno invece i nostri costi di produzione, non hanno i nostri costi inerenti la tassazione, la contribuzione e anche la giusta conformità a tutti i principi che abbiamo menzionato prima, quindi sicurezza sul lavoro, tanto per cominciare, ma anche ovviamente principi di sostenibilità. Ecco, si
corre ad armi pari, ma in realtà non siamo in una condizione paritaria. È una concorrenza libera, ma che andrebbe disciplinata. Chiarissimo. Ecco, abbiamo detto appunto questo costo della burocrazia davvero elevato da una parte e invece delle maglie un pochino troppo larghe per quanto riguarda la sicurezza e i controlli su strada e tutto questo influisce poi sulla tutela degli utenti, degli automobilisti, ricordando naturalmente che ogni morto su strada ha un danno incalcolabile dal punto di vista umano, ma anche un costo sociale ed economico di oltre un 1,5 milioni di euro. Ecco, come fronteggiare questa criticità? Ma infatti il problema è proprio questo, i gestori stradali si espongono anche ad un rischio che qualora queste barriere non dovessero funzionare, loro sarebbero esposti ovviamente a conseguenze civili e penali e poi con una difficoltà di rivalersi, eccependo quindi la responsabilità del produttore che magari risiede in paesi dove anche la giurisdizione è molto complicata. In Italia bisognerebbe istituire quello che esiste, come dicevo, in altri paesi europei, un ente, un'organizzazione, un'agenzia che faccia da collettore della documentazione di prodotto e del produttore stesso, in modo poi da autorizzarne dopo adeguate verifiche, non soltanto inerenti la produzione, il prodotto, la tracciabilità, ma anche la consistenza finanziaria, in modo da avere l'elenco dei prodotti e dei produttori approvati, in modo che i cittadini possano anche accedervi, possano sapere quando circolano, ma tutti appunto circoliamo sulle nostre strade, che le strade sono sicure perché sono stati effettuati i dovuti controlli sia sul prodotto che su chi lo ha prodotto, e questo proprio in un'ottica di garanzia in caso di, ahimè, incidenti molto gravi. Chiarissimo, c'è naturalmente una lotta anche da parte delle istituzioni per contrastare il problema degli incidenti stradali, anche se dobbiamo dire che per fortuna il numero, soprattutto relativo alle morti per strada, è in diminuzione, soprattutto rispetto al boom di questa tragedia che si era verificato intorno agli anni 80 e 90, ma ancora tanto bisogna fare assolutamente. Ecco, quindi qual è l'intervento da parte delle istituzioni della politica che reputa più urgente, già ce l'ha accennato, se vuole completare il discorso. Ma sicuramente prendere atto di tanti punti ancora pericolosi da proteggere sulle nostre strade, le grandi arterie autostradali ormai sono attenzionate e messe in sicurezza e oggetto di riqualificazioni e ammodernamenti. Il punto è tante strade secondarie e anche urbane che sono ancora molto pericolose, mietono molte vittime e anche lì manca un organo che rilevi e segnali e metta in sicurezza questi punti pericolosi che ogni giorno causano vittime numerose. Al contempo, una istituzione che faccia da collettore delle barriere certificate in modo tale che si possa avere un controllo di tracciabilità, di affidabilità del prodotto, in modo che siamo sicuri che sulle nostre strade abbiamo prodotti di massima sicurezza, massima efficienza e senza esporsi a rischi inutili, al contempo tutelando le aziende nazionali. Certo, è certo, il punto è anche questo. Nelle nostre dirette parliamo tantissimo di rivoluzione digitale, tecnologica, è inevitabile in questo momento di grande trasformazione. Ecco, faccio anche a lei questa domanda, cioè appunto se lo sviluppo del digitale o addirittura dell'intelligenza artificiale che adesso ormai nominano un po' tutti ha delle ripercussioni anche sul vostro settore e se sì, quali? Ma sicuramente nell'ottica già 4.0 le aziende di produzione hanno modernizzato i vari processi, soprattutto per quanto riguarda la produzione attraverso macchine a controllo numerico e tutto quanto riguarda la filiera dalla materia prima, che nel nostro caso è il coil di acciaio, fino al prodotto finito. E questo sempre anche in un'ottica di trasparenza e tracciabilità per il committente che acquistando questo prodotto può facilmente attraverso la tecnologia e la digitalizzazione risalire alla materia prima,
a ritroso, in modo da sapere sempre che tipo di acciaio, chi lo ha prodotto, da dove proviene, quali sono stati i processi di lavorazione. Questo è non solo utile a rendere più efficiente e anche ridurre gli scarti, rendere più efficiente la produzione, ma anche appunto a rendere più trasparente il prodotto finito che poi viene, nel caso di specie, messo su strada e installato a tutela della vita delle persone. Chiarissimo. Ecco Roberto, un'ultima domanda, perché lei ha accennato appunto all'utilizzo ovviamente su ampia scala delle materie prime, anche queste protagoniste dei mercati lo abbiamo visto negli anni passati, soprattutto i cosiddetti colli di bottiglia, la difficoltà proprio di reperire determinate materie, soprattutto dai mercati esteri, dalla Cina, da Taiwan, che è il centro per quanto riguarda la produzione dei microchip. Ecco, ora la situazione com'è? Si è definitivamente sbloccata e soprattutto che cosa prevede per l'immediato futuro? Ma sull'ambito della materia prima acciaio le cose vanno meglio, la situazione è più fluida, i tempi di attesa lunghissimi, fino anche 6 mesi per ottenere una determinata materia prima si sono ridotti, c'è più disponibilità e si è visto anche in un calmieramento dei prezzi che l'anno scorso erano schizzati alle stelle. Per quanto riguarda alcuni componenti elettronici, rimane una certa criticità, d'altra parte sappiamo che comunque Taiwan è ancora anche oggetto di rischi bellici che tutti ci auguriamo non si concretizzino e quindi questo incide.